Di nuovo ben trovati ragazzi. Io sono Manu e questo è il canale Forza Lazio. Allora, Sarri si è messo subito al lavoro. Non ho grande fiducia, ve lo dico. Sarri si è messo subito al lavoro per cercare di lavorare, scusate la ripetizione della parola, di lavorare sul discorso caratteriale. Sembrerebbe infatti che Sarri, al ritrovo prima di prendere allenamento il giorno successivo alla batosta rimediata in Olanda, abbia riunito tutta la squadra e abbia chiesto lei di essere più cattiva, di crederci di più, anche di rischiare se serve. Non basta questo per cambiare un approccio, una mentalità di una squadra di calcio. Non credo, magari possa bastare questo. Io invece sono convinto che certi discorsi, soprattutto ai giocatori della Lazio, sono stati fatti una marea di volte. E c'è niente da fare. Periodicamente si torna ad avere il classico calo di tensione, che ormai ragazzi è diventato questo famoso, ormai da tutti è stato ribattezzato come il famoso germe, no? E questo è un germe davvero, ragazzi. Questo è un germe davvero. Perché, e non so come si cura. Non credo, per questo ho poca fiducia in Sarri e nello staff tecnico, perché non credo, come già vi ho detto, che questo staff tecnico abbia la chiave per sbloccare definitivamente questa situazione. Sarri è un grandissimo allenatore, ma non lo vedo paraculo, non lo vedo stratega e soprattutto non lo vedo psicologo, che è un ruolo che ribadisco ancora una volta, sempre di più, all'interno delle squadre di calcio di oggi, è un ruolo fondamentale. Faccio un esempio: nel momento in cui Sarri, nel pre-partita di Lazio, di Feyenoord Lazio, qualcuno gli fa notare dell'intervista di Immobile, Sarri non può dire che viene a saperla in quel preciso istante, perché lui, detta in parole più povere, se ne frega di quello che fanno i suoi calciatori fuori dal campo. Non funziona così. Io al posto di Sarri vedo Immobile che rilascia quelle dichiarazioni al messaggero e vi dico la verità, alzo il telefono o aspetto l'indomani a Formello. Me lo chiamo da una parte e gli dico: Ciro, che vuol dire questo? Cioè, cosa c'è che non va? Fammi capire. Ecco, prendo l'esempio di Ciro, che Porello lo sto citando una marea di volte sti mesi, per far capire che un allenatore, secondo me, deve comportarsi anche così. Diventare la chioccia del gruppo. Come ci diventi chioccia del gruppo? Perché forse, dico forse, è proprio questa secondo me la chiave per scardinare sto germe maledetto di questi ripetuti cali di tensione. Perché se ci pensate è folle. La Lazio è andata a giocare una partita di Champions League, la tanto sognata, la tanto ambita Champions League, senza scendere in campo, spenta, senza carattere, senza agonismo, senza cattiveria sportiva. È assurdo, paradossalmente un tipo di atteggiamento me lo posso aspettare in Coppa Italia, ma è assurdo tutto questo. E allora l'allenatore che deve fare? Oltre quelli, gli allenamenti che fa, l'allenatore dovrebbe
Ragazza, andiamo a prendere una birra? Ragazza, stasera non si torna a casa. Tutti a cena fuori, pago io. Fare gruppo. Anche ubriacarsi insieme una sera. Guarda che vi sto a dire. Stare insieme in un locale, ubriacarsi, ridere, scherzare. L'indomani torni agli allenamenti, dove automaticamente, per quello che è successo la sera prima, il gruppo piano piano parte già caldo, tra virgolette, no? E allora là magari hai creato i presupposti, non per fare un discorso freddo, dobbiamo essere più cattivi, dobbiamo crederci di più, dobbiamo rischiare. No, fai un discorso più intimo, perché l'allenatore, che per me deve saper fare anche lo psicologo, di conseguenza devi entrare nell'intimità del calciatore. Devi proprio essere intimo con loro. Guardarli negli occhi. Mostrando anche le tue debolezze. Perché a quel punto guadagni ancora più fiducia su di loro. E rafforzi giorno dopo giorno. Questa non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, eh. Giorno dopo giorno, ora dopo ora, dettaglio dopo dettaglio. Sapendo prendere ogni giocatore diversamente in base a quella che è la sua personalità, il suo modo di recepire i messaggi. Magari a un Guendouzi poi andai a parlare brutto muso per scuoterlo e fargli capire qualcosa. Magari a un Casale devi usare dei toni più morbidi, più miti, più leggeri, per fargli apprendere sempre lo stesso concetto. Cioè, quando si allena una squadra, tu hai davanti a te 26, 25, quelli che so, persone diverse, storie diverse, di conseguenza esperienza di vita diverse, che si riversano sul campo d'allenamento sotto forma di 26 calciatori diversi. Tutti all'interno di una squadra, e tu allenatore devi essere bravo a trovare questa famosa chiave. Questa importante e famosa chiave. L'allenatore psicologo è Luciano Spalletti. L'allenatore psicologo è anche Mourinho, che ti scuote, ti sollecita all'ennesima potenza. Ok? L'allenatore psicologo è Conte. L'allenatore psicologo è Guardiola, che usa un atteggiamento completamente diverso, che però funziona. Guardiola tendenzialmente è un freddo, ma quando deve lavorare su concetti importanti, scioglie questa sua maschera come fosse neve al sole, e la squadra si rende conto del cambio di atteggiamento e quindi è molto fertile mentalmente ad apprendere concetti di campo e non. Ragazzi, essere allenatore di una squadra è la cosa più bella del mondo, ancora meglio di essere un calciatore. Ma secondo me si deve entrare nel concetto che l'allenatore di oggi è uno psicologo, a tutti gli effetti. Sarri non è un allenatore psicologo, per niente proprio. Sarri è un metodista, è uno schematico. Finisce l'allenamento, se ne va a casa. Inzaghi è un allenatore psicologo. Perché dico che questo germe dei cali di tensione è costante da sempre nella Lazio, da 20 anni? Perché Inzaghi pure ha allenato la Lazio. Inzaghi, che al contrario di Sarri, è un allenatore psicologo. Quindi è proprio un discorso ambientale. L'allenatore si deve chiedere: che cazzarola c'è in questo ambiente che porta a commettere sempre gli stessi errori? Capite dove voglio arrivare, ragazzi?